settimana è vissuto dentro un bunker praticamente e ero in diretta. Ad un certo punto la mamma ha detto: sono riusciti a prelevarlo e a portarlo via, adesso Giordano è in salvo ed è tornato a casa. Allora, copertina. Finalmente Giordano è stato prelevato da un soldato ucraino e adesso andranno a prelevare altri italiani per poi metterli in salvo e forse portarli in Moldavia. Lui è monitorato dall'osservatorio antimoleste da una giornalista del TG1. Lui si sente ucraino, lui soffre per quello che l'Ucraina sta purtroppo vivendo. Il suo futuro era lì. Adesso, dopo il diploma, avrebbe chiesto lavoro in teatri, ma sempre in quella zona. Voglio ringraziare l'ambasciata, il presidente Mattarella, grazie anche alla stampa, a tutti voi. Ce l'abbiamo fatta. Ah, Giordano è collegato. Ciao Giordano, fra poco mi racconterai come hai passato questi ultimi giorni. Volevo chiedere al Monsignor Paglia, Monsignore, di tutti questi bambini profughi, ecco, il Vaticano ha messo a disposizione delle strutture, che cosa sta succedendo anche in questo senso, no? Perché noi parliamo di tante associazioni, però ieri le parole del Papa sono state chiarissime. Chiarissime, proprio tolto ogni equivoco, ha parlato di guerra, punto e basta. Esatto. E di fronte a questo io credo che sia bello sottolineare che c'è stato un sussulto di solidarietà in tutta Europa. Non dimentichiamo che fino a non molti mesi fa in alcuni confini c'era il filo spinato. Io vorrei sottolinearlo questo perché tra l'Italia e l'Ucraina c'è stato questo legame attraverso le donne, le badanti. Loro si sono presi cura dei nostri anziani. Beh sì, non oggi, solo, insomma. Non solo, ma oggi un popolo di grandi e straordinarie professionalità. Esattamente, però c'è come questo, come dire, questa accoglienza che noi siamo chiamati ora ad avere nei confronti dei loro figli. Ci sono figli. Straordinarie artiste, ad esempio, straordinarie musiciste. Ci sono veramente delle professionalità che sono di grande eccellenza, ecco, perché esatto. Altrimenti no, si scade e si cade anche nei luoghi per questo comuni. Con la comunità di Sant'Egidio, anche in diverse parti della frontiera, stiamo accogliendo attraverso tanti altri, in modo che non ci sia nessuno abbandonato e nessuno sia solo. Certo. Questo secondo me è un punto importante da sottolineare. C'è un risveglio di fraternità, diciamo così, europea, che fino a pochi mesi fa non c'era. E questo è un fatto positivo sul quale, a mio avviso, bisogna spingere perché cresca, si irrobustisca e io credo che aiuta anche il cammino della pace. Allora, sentiamo Giordano. Giordano, sei collegato con noi. Io ti ringrazio. Mi ricordo le lacrime di gioia della tua mamma che stava, cos'era, mercoledì, mi sembra, martedì, mercoledì, la settimana scorsa, mi ha dato in diretta, pensa, la notizia che tu eri stato appena prelevato e salvato. Noi che ci dovevamo collegare mi hanno detto: no, Giordano non si può più collegare. All'inizio io mi ero spaventata. Quando invece ho visto tua madre con un sorriso incredibile, mi sono rasserenata e ho capito che sarebbe andata bene per te. E proprio in quegli istanti sei stato prelevato e portato in salvo. Com'è andata? Mi racconti quei momenti, Giordano? Sono stati momenti di molta ansia e anche tanta paura, perché attraversare comunque il confine e le strade della città di Kiev non è per niente semplice, dati i posti di blocco con continui soldati che ti puntano un fucile in faccia, quindi la paura è stata tanta, però è stato un viaggio interminabile, un viaggio che mi ha portato non dico all'esaurimento, ma quasi, sia fisico e sia mentale.
Sono tornato qui che ero praticamente distrutto, però mi ritengo in questo momento anche abbastanza fortunato e più sollevato, ma il mio cuore comunque è sempre, rimane sempre in Ucraina e verso la popolazione ucraina che purtroppo è ancora lì sotto i bombardamenti e sotto tutto ciò che sta succedendo. Quindi sono felice da un lato, ma dall'altro lato purtroppo ho lasciato la mia seconda casa. Ho lasciato tutto lì, quindi. Senti, che cosa hai visto in quei momenti, in quei giorni, Giordano? Raccontami ciò che puoi, ovviamente, che ti senti di raccontare. Beh, nel garage in cui noi eravamo rifugiati, io con i miei due amici dell'accademia. Beh, i bambini che giocano, che sono incoscienti, che non, ovviamente non capiscono, comunque capiscono, ma non sin troppo la situazione, ciò che sta accadendo. Quindi vederli giocare tra loro, però noi tutti quelli che eravamo lì eravamo al corrente appunto della situazione, di ciò che stesse accadendo al di fuori di questo garage, quindi portava tanta tristezza, tanta rabbia nei confronti della situazione, di tutto ciò che, quello che stava accadendo, insomma. Anche gli anziani, anziani seduti lì, fermi al freddo, Mamma senza mia. mangiare, senza bere, che aspettavano il Mamma momento mia. appunto di uscire da questo garage, ma siamo rimasti lì a dormire perché i bombardamenti continuavano, anzi soprattutto durante le ore della notte. Quindi questi visi molto, molto tristi, molto provati e anche molto arrabbiati, perché c'è tanta rabbia anche. Certo. Allora, mamma mia, davanti a queste storie, e questa è una storia che comunque ha un È lieto andata fine, bene. no? Ecco, però veramente c'è tanta disperazione, a volte silenzio, di riflettere, no? Di riflettere su quante persone ancora stanno là e nessuno va a portarle via, nessuno va a Alessandro non ha il coraggio di dirti salvarle. che vorrebbe vedere suo figlio, Sì. al posto o con Abbiamo le stesse pensato tutti. Io ho preso condizioni. spunto Alessandro, proprio ti da questo ragazzo.